Il ritorno in campo è stato molto emozionante perché comunque dopo tanti mesi di stop che non hai giocato e sei stato effettivamente fermo, il fatto di tornare in campo a fare una partita, le emozioni pre-partita e tutto, lo rivivi ed è sempre emozionante come cosa. Eravamo molto pronti a questo livello di intensità perché da appena ci è stato possibile ci siamo messi sotto a lavorare molto duramente sia in palestra che in campo. I preparatori atletici ci sono stati molto addosso perché c'è chi doveva tornare in forma, c'è chi doveva riprendere piccoli infortuni, acciacchi e ognuno ha fatto il suo per poter far sì che appunto fosse pronto per la partita. La chiave contro i Leoni di sicuro è stato l'aspetto fisico, il fatto che siamo stati molto più disciplinati di loro e i drive, le rimesse laterali comunque sono andati molto bene e sono sempre stati sotto pressione sia in attacco che in difesa. Per la prossima partita le cose su cui lavorare sono quei piccoli dettagli, quelle piccole imprecisioni individuali di ognuno di noi che magari non sono andate troppo bene la partita scorsa, ma che questa faremo sì che vadano bene. Quest'agosto sei stato convocato al raduno della Nazionale Emergente a Parma. Cosa è tratto di positivo da quell'esperienza e che motivazioni ti ha dato in più? È stato un onore per me anche essere solo stato preso in considerazione e questa cosa mi incita comunque a far di più per dimostrare che a quel livello ci so stare e ci voglio stare soprattutto, e anche in futuro comunque essere preso in considerazione e poter vestire la maglia azzurra. In questi ultimi 3 anni mi sento di essere cresciuto molto per quanto riguarda l'aspetto della touche, sia in attacco che in difesa, e anche nell'aspetto personale comunque sto facendo sempre dei passi avanti e vorrei poter essere sempre di più un punto di riferimento per i miei compagni di squadra in campo e fuori, ma soprattutto anche per i giovani che arrivano quest'anno da poter aiutare per qualsiasi cosa possa servire. Sono consapevole di dover alzare ancora di più l'asticella del mio gioco e diventare un punto di riferimento in campo per tutti i miei compagni di squadra, non solo adesso in questo periodo ma anche in futuro, poter essere una persona sulla quale tutti possono contare. Cercherò di dare sempre di più in allenamento, conoscendo l'importanza del mio ruolo in squadra, e non vedo l'ora l'anno prossimo di riniziare il campionato e mettermi a confronto con le squadre più forti d'Europa e anche contro il Sudafrica, e questo è uno stimolo in più per me per crescere e per alzare ancora di più l'asticella del mio gioco.